Eccoti. Vieni, Ezio. Vorrei presentarti un socio. Questo è Agostino Barbarigo, il futuro doge di Venezia, grazie a te. È un onore fare la vostra conoscenza, illustrissimo. Condoglianze per vostro fratello. Se l'è cercata. Si è messo al soldo dei Borgia. Un errore che io non ho intenzione di fare. Vieni, Ezio. Dobbiamo parlare. Abbiamo trovato Silvio Barbarigo. È fuggito all'arsenale. Fuggito? Vuoi dire che l'ha occupato? Con almeno 200 mercenari. Ora siete il doge. Potete ordinargli di deporre le armi. Il comitato dei 41 deve ancora ratificare la mia nomina. E questa trovata di Silvio ha solo peggiorato le cose. Ha un esercito intero al suo comando. Allora ne serve uno anche a me. Sapevo che l'avresti detto. L'uomo che ti occorre è Bartolomeo Dalviano. Lui e i suoi uomini detestano Silvio. Vive nel distretto militare, a sud-ovest dell'arsenale. Va bene. Andrò a cercarlo. Leonardo! Ezio, che bello vederti, posso aiutarti? Ah, ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Ah, complesso. Una sostituzione numerica e un cambio di lingua. Un momento, fatto! E alla larga, cafone! Cantine devono prima chiedere il permesso. Avanti, su, non siate quelli di San Polo, non devono più accadere. I trasgressori saranno severamente puniti. Attenzione! Annuncio di esecuzione. Aiuto! Per favore! Aiuto! Per favore! Tu sei uno degli uomini di Bartolomeo. Cos'è successo qui? Dov'è lui? I sicari di Silvio l'hanno preso più avanti nel sestiere, verso nord. Riescati in pace.
dovresti stare qui. Senti, eccolo! Prendetelo! Quanti? Con un braccio legato, anzi, tutte e due! State chiedendo come questo sia possibile? Liberatevi e sarò ben lieto di mostrarvelo, miserabili pezzi di merda! Cittadini, naufragio! Da San Pellegrino non avete onore, nessun valore, nessuna virtù! La stella di Venezia stia tramontando! La Repubblica esprime cordoglio alle famiglie delle vittime! Alla solidarietà di chi avrà almeno il coraggio di liberarmi! E tutti gli altri morranno! Per mano mia! Lo giuro! Se vi servono ferri, armi, armature, lucchetti o coltelli, non scordatevi della fucina di Bertuccio! Il proprio onore per pochi denari! Aprite gli occhi, siete al servizio di un traditore, di un codardo! Bertuccio, il San Polo! Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto! Credete che io non conosca il motivo per il quale mi avete incatenato? Che io non sappia chi manovra Silvio Barbarigo? Quando ho iniziato a combattere quella viscida serpe, molti di voi non erano neanche nei sogni delle loro madri! Dico io! E che prezzi per le celle! Ascoltate! Tutti viaggiatori! Aspetta! Fatemi uscire! Adesso! Che quando uscirò da questa... Prendiamolo! Il mio unico pensiero sarà spiccarvi dal tronco quelle teste di cazzo! E ficcarvele sopra il culo! Perché la stella di Venezia stia tramontando. Ecco qui. Laggiù, prendetelo! A proprietà di chi avrà almeno il coraggio di liberarmi. E tutti gli altri. Per mano mia, lo giuro! Che razza d'uomo è colui che vende il proprio onore per pochi denari? Laggiù, eccolo! Siete al servizio di un traditore, di un codardo! Credete che io non conosca il motivo per il quale mi avete... Era ora, per Dio! Non so neanche se dovrei baciarti o picchiarti. Magari tutte e due. Come preferisci. Chi sei? Sono Ezio Auditore da Firenze. E sono qui per salvarti. Aspetta a dire chi salverà chi. Che cosa intendi? Laggiù! Fermi! Bene. Cosa? Scusa. Fatti sotto, vediamo quello che sai fare. Oh, le cose si fanno interessanti. Sarà divertente. Fatti sotto, vediamo quello che sai fare. Oh, le cose si fanno interessanti. Voi siete un uomo nobile. Nemmeno sanno cosa li ha colpito. Devo spezzare. Fatti sotto, vediamo quello che sai fare. D'accordo. Ho ancora voglia di fracassare teste. Sarà meglio evitare uno scontro diretto. No, ma pensaci bene. Non prendere troppe confidenze. All'assassino! All'assassino! Come desideri, signorina. Muoversi così, le emorroidi.
Attento a quello grosso. Lo chiamano Dante. Molti uomini di Silvio non valgono nulla, ma quello è un osso duro. Perché diavolo? Forse lo farà per rinvigorire il corpo. Ho di certo quel che cercate. Laggiù, prendetelo! Oh, le cose si fanno interessanti! Sarà divertente! Oh, le cose si fanno interessanti! Lasciatemi andare! Non sono nessuno! La giustizia vi punirà! Non uccidete i miei! Qualcuno se va in giro così. Dolce libertà. Quanto mi sei mancato. Silvio ha mandato i suoi a saccheggiarti la casa. Preparati a combattere. Ma non serve. Bartolomeo è... Fatti sotto, vediamo quello che sai fare. Fatti sotto, vediamo quello che sai fare. Le cose si fanno interessanti! Nemmeno sanno cosa li ha colpiti! Trovami qualcuno da massacrare! Si va. Se vi sta a cuore la vita, arrendetevi. Giammai. Che senso ha la vita se non si vive da uomini liberi? Io non ci torno in gabbia. Allora finirai sottoterra. Uccideteli. Seguite. Sarà divertente. Hanno combinato. Bianca, spero che stia bene. Bianca! Bianca! Va tutto bene. Tu che cosa dici? Guardati intorno. Povera Bianca, se le fosse successo qualcosa. Oh, mio tesoro. Grazie a Dio sei salva. Ezio, ti presento Bianca. Bianca, Ezio. Incantato. Dunque, so il tuo nome, ma non perché sei qui. Ho una questione con Silvio Barbarigo. Puoi aiutarmi? Ah, sarebbe un onore. Ma di certo non basteremo solo noi due, cioè noi tre contro le sue forze. Secondo te come possiamo fare? Vado a preparare i miei uomini. Nel frattempo vorrei che tu salvassi quelli catturati durante l'attacco di Silvio. La mia coscienza non mi permette di abbandonarli. Intesi, me ne occupo subito. Buona fortuna, Ezio. Voglio
parlare. Ehi, messere, aspettate un istante. Messere, devo chiedervi una cosa. Ferma, prendete la guardia. Grazie per l'aiuto, amico. Ci piacerebbe combattere con te, se ci accetti. Qui, avanti. Cittadini, naufragio! Da San Pellegrino ha fatto notizia di un terremoto. Là, addosso! Dannazione! Prendi questo! Dietro di te? Dannazione! Prendi questo! Insegnati la lezione. Solo guidarci. Dietro di me. Bello andare subito. Mio Dio! Via! 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 Dietro di te? Posso risolvere il meglio per incontrare le buone maniere? Ehi, niente di personale, amico. Per la malora, non voglio avere nulla a che fare. Vogliamo unirci a te. Insieme annienteremo i Barbarigo. Persino uscire di casa è pericoloso. Per ordine del Doge, i piccioni non usati per l'invio di missive devono essere abbattuti dalla popolazione. Ha offerta una ricompensa di un ducato.
ci romperà il collo. Salute, Ezio! Bentornato e ben fatto! La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo. Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No, ci massacrerebbero alle porte. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire buona parte delle sue guardie. E mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi, io posso compiere l'assassinio. Esatto. Agirai quasi indisturbato. Speriamo che abbocchi. Niente paura. Abboccherà. Uniti. Aspettate qua il mio segnale. Agli ordini. Con me. Ehi, corre un bel rischio quello. Thank you.
no! Meglio filare! Rimanete in attesa qui. Sarà fatto. Bene, di qua. Armi di prima scelta! Esaminatele, brava gente! State ad aspettare qui. Facci sapere quando colpire. Oddio, sono tutti pazzi. Meglio tornare a casa. Ehi, non fatemi del male. Via, infami. Via, via, via. Sto forse sognando. Che preservi la decenza. Alzare in giro così. Ah, eccoti qua. Hai fatto? Sì, gli uomini sono in posizione. Bene, bene. Prendi questo. Sai come funziona, vero? Trova il punto più alto di tutto il sestiere e sparalo da lì. Sarà il segnale d'attacco per i miei uomini. Bene, allora. Ci vediamo sul campo di battaglia. Puoi contarci.
bisogno di me. Ora per tutti! All'arsenale. Salute, Ezio! Devo dire qualcosa. Compagnia! E come? Che campione! Dovresti essere onorato di morire per mano tua! Baciami le natiche, muto d'amore! Porca puttana! Forza, Ezio, vieni qui! Dobbiamo fermare quel grassone bastardo! Pensi che non sappia perché sei qui, Ezio? Ma è troppo tardi! C'è nulla che tu possa fare per impedirti di ottenerlo. Ah, è vero. Ancora non lo sai, io stavo. Ma tanto quando non si avrà finito con voi, non avrà più importanza. Ti manca, con l'imbecille di tuo padre? Adesso basta! Non c'è tempo! Torna da me! Dobbiamo andare! Ezio, vai ora! Quella bestia ti porterà di certo dritto dal suo padrone! Io resto qui con i miei uomini. Impediremo alle guardie di inseguirti. Presto! Altrimenti salpano senza di noi! Di passare. Non temete, non andrà lontano. I pezzi avanti, sto aspettando. Passano. Ho una bella idea. Che cosa è successo qui? Perché le navi? Pensavo miraste al trono del Doge. Solo un diversivo. Dovevamo salpare anche noi. Per dove? Non te lo dirò mai. Cipro è la loro destinazione. Loro vogliono. Non temete l'oscurità. Accettate il suo abbraccio. Requiescant in pace. Ben fatto, Ezio! Silvio è sconfitto. E il distretto militare è di nuovo nostro. Forse ora Venezia si godrà finalmente un po' di pace e tranquillità. Dovremmo celebrare questa vittoria. Sono felice per te e per i tuoi uomini, Bartolomeo. Ma non posso restare. Temo che il mio lavoro abbia appena preso una svolta inaspettata. Che cosa intendi? Silvio non voleva sostituire Marco come doge. Anzi, stava per lasciare Venezia.
Tutta questa faccenda era solo un diversivo. Perché? Questo è ciò che devo scoprire. Eccoti qua, Ezio. Perché è così serio? Oggi è il mio compleanno. Davvero? 100 di questi giorni? Che meraviglia! Dici? Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e i miei fratelli. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma... non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Guarda qui, ho un regalo per il tuo compleanno. Il registro di navigazione dell'arsenale, di quando la nave è partita. La nave per Cipro? Dici davvero? E indovina quando deve tornare? Domani. Ezio! Leonardo! Quando sei tornato? Proprio ora. Devo parlarti. Subito. Va bene. Divertitevi, ragazzi. Spero sia importante. Oh, lo è, lo è. Camminiamo, stammi vicino. Le ultime 2 pagine del codice. Stavo studiando le copie. Come ho fatto a non vederlo prima? Mettendole insieme ho capito che i segni sul retro formano delle parole. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta. Solo il profeta può aprirla. 2 frutti dell'Eden. Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto, Leonardo. Di chi altri posso fidarmi se non di te? Zio Mario me ne parlò molto tempo fa. Una profezia nascosta nel codice. Porta a una cripta che racchiude qualcosa di... molto potente. Grandioso! Ma se hai avuto queste pagine dai Barbarigo, allora forse anch'essi sanno della cripta. E non è una bella cosa. Aspetta. Sarà per questo che mandano le navi a Cipro. Per trovare questo frutto dell'Eden e riportarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta apparirà. Solo il profeta può aprire la cripta. Oh mio Dio! Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Ma ora capisco. L'omicidio di Mocenigo, dei medici, di mio padre, dei miei fratelli. Era tutto parte del suo piano. Per trovare la cripta. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. La nave salpata da Cipro arriverà domani. E io sarò lì ad aspettarla. Buona fortuna, amico.
cedimenti strutturali in alcuni sestieri della città. State attenti quando vi trovate nei pressi dei cantieri. Riferite alle autorità eventuali danni e siate cortesi verso gli operai. Laggiù, Antanian! Ascoltate tutti! Finché non riceveremo comunicazione dal Santo Padre, le terre a sud, oggetto di contesa, non possono essere terreno per iniziative commerciali. Tuttavia, i singoli mercanti che volessero avventurarvisi non devono temere rappresaglie. Per decreto del Consiglio dei Dieci, tutti i cittadini. Qualunque cosa debba fare deve essere. Zio Mario! Dove lo stanno portando? La mia melodia non vi aggrada? Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Attenzione! In seguito ai recenti eventi verificatisi durante la festa in San Polo, il Doge ha decretato che la manifattura di fuochi d'artificio deve essere controllata e sottoposta a norme severe. Le norme sono turchi, oggi si incontreranno il Doge e i Dieci per stabilire una linea di intervento. Mi raccomando ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Di violare.
avventurarvisi, non devono temere rappresaglie. Qual è il piano? La mia musica ho dei capolavori di metallo qui. Oh, qualcuno ha visto il... Il maestro attende. Non ammetterà errori. Riponetelo con cura, subito. Lo spagnolo è qui. Questo cambia tutto. Qualcosa vi affligge, amico. Sì, signore. Questo momento è solenne, uomini. State in formazione. Comportatevi bene. Riconosciuto colpevole di tradimento ai danni della Serenissima e sarà giustiziato pubblicamente in piazza San Marco a 2 giorni da oggi, alle prime luci dell'alba. Le recenti fiere a Lido hanno causato cedimenti strutturali in alcuni sentieri della città.
Ce l'avete davvero? Vi hanno seguito? Certo che no. Tutto è filato liscio. Abbiamo seguito i vostri ordini esattamente come indicato. La missione a Cipro è stata più difficile. Ezio, quanto tempo. Rodrigo. Ebbene, lui dov'è? Chi? Il tuo profeta. Non sembra sia apparso nessuno, Rodrigo. Quante persone sono morte per questo? Per il contenuto di questo scrigno? E guarda, non c'è nessuno. Tu sostieni di non credere. Eppure sei venuto. Non lo vedi? Il profeta è già qui. Sono io il profeta. Ora dammi la mela. Vieni a prendertela. Dove sono tutti gli altri? Quali altri? Non ne sai proprio nulla, vero? Guardie! Il grande assassino, ma per favore non durerai un minuto. Aggirati, prendetene alle spalle. Sei solo. Il volpe. Che ci fai qui? Noi potremmo farti la stessa domanda. No. A dopo le domande. Non lasciare che Borgia fuga con lo scritto. Avanti! Ora morrete tutti. Fallo fuori, ecco! Vi prendiamo le spalle! Guardatevi sotto! La mia faccia è una foglia di altri grandi! Sei patetico! Non puoi fermare ciò che hai scritto! Ciò che la quinta custodisce sarà mio! Guardate, amici! Il nostro Ezio è un vero guerriero! È una battaglia persa, ragazzo. È romano mio, proprio come tuo padre. Questa guerra dura da molto, molto prima che noi conoscessimo.
per mio padre. Paola. È fuggito, ma abbiamo ciò che volevamo. No, devo inseguirlo. Devi proprio. O sei qui per un altro motivo, figliolo? Teodora, che cosa fate tutti qui? Forse siamo qui per il tuo stesso motivo. Vedere apparire il profeta. Io sono qui per uccidere lo spagnolo. Non mi importa del profeta. Non è mai apparso. No? Ma tu sì? Cosa? Era stato predetto l'avvento di un profeta. E senza che lo sapessi, tu sei qui. Forse eri tu quello che cercavamo fin dall'inizio. Come? Voi chi siete? Niccolò Di Bernardo dei Machiavelli. Sono un assassino, addestrato secondo gli antichi usi per salvaguardare l'umanità. Proprio come te, come tutti noi qui. Siete tutti assassini. Paola, la volpe. Nipote, è la verità. Per anni ti abbiamo guidato insegnandoti tutto quel che devi sapere per far parte del nostro ordine. Penso sia il momento. È fatta, ma non è ancora finita. Vediamoci qui al tramonto. Lasciai awaki un mutlak balekolo un munkine. Queste sono le parole dei nostri antenati. Il cuore del nostro credo. Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda. Nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda. Tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale, tutto è lecito. È il momento, Ezio. Oggi non seguiamo più i testi alla lettera come i nostri antenati, ma il giuramento resta definitivo. Sei pronto a unirti a noi? Lo sono. Farà male solo per un attimo, fratello, come tante cose. Benvenuto, Ezio. Ora sei uno di noi. Vieni, c'è molto da fare. Are you okay? Do you want to stop? No, I need to go back, right now. Affascinante, davvero affascinante. E cos'è Leonardo? Che cosa fa? Non potrei spiegartelo più di quanto possa dirti perché la Terra gira attorno al Sole. Intendi il Sole intorno alla Terra? È fatto con materiali che non dovrebbero esistere. E tuttavia si tratta di un manufatto molto antico. Il codice ne parla come di un frutto dell'Eden. Lo spagnolo... Come la mela di Eva? Quella della conoscenza proibita. Stai forse dicendo che questa... deve mai cadere nelle mani sbagliate. Le menti stabili ne sarebbero soggiogate. Sicuro, e lo spagnolo non si placherà pur di rimpossessarsene. Ezio, devi proteggerla con tutte le tecniche che ti abbiamo insegnato. Portala a Forlì. La città è protetta da mura e da cannoni ed è retta da una nostra alleata. E di chi si tratta? Si chiama Caterina Sforza. Ma guarda, la cosa si preannuncia divertente. Grazie di tutto, mio vecchio amico. Leonardo,
Ezio mi dice che viaggiate di frequente. Venite a trovarmi in villa, se vi manca la Toscana.